Per i medici che lo hanno visitato non si tratta di un semplice colpo di fortuna, ma di un miracolo in piena regola. Si chiama Zoran Jurković, ha 41 anni d'età ed è un uomo croato il quale ha avuto l'incredibile privilegio di sopravvivere ad un fulmine. Pochissime, rare sono le eccezioni che, per così dire, rendono le persone vive. E proprio questo fulmine, pensate, che l'ha colpito la testa mentre girava in bici e ascoltava la radio con le cuffiette. Grazie a queste ultime che hanno fatto da conduttore, la scarica elettrica non è passata per il cuore dell'uomo, che è rimasto solo tramortito dal colpo. Il resto l'hanno fatto gli stivali di gomma che indossava e, udite udite, anche il suo pene. A volte il pene può essere una salvezza. A spiegare la vicenda paradossale dell'uomo, anche il Daily Mail, Zora, secondo quello che hanno stabilito i medici che l'hanno salvato e curato, si sarebbe salvato perché la scarica non è rimasta intrappolata nel corpo, ma sarebbe proprio fuoriuscita grazie alla sua uretra. L'uretra è, per l'appunto detto in modo molto semplice, è quel buchino da cui esce il liquido seminale, lo sperma, e da cui esce la pipì, e che si trova nella testa del pene. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua, iscrivetevi, commentate, a volte la fortuna aiuta gli audaci e questo non è un caso importante. Iscrivetevi.